Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Covid, i medici di famiglia alle prese con la seconda ondata, 100 chiamate al giorno, pazienti in attesa di ATS e senza indicazione dall'alto. È un film già visto e non è un bel film. Stiamo combattendo in prima linea con qualche difesa in più rispetto a marzo, ma senza un comando sopra che ci dia indicazioni precise. Irven Mussi è un medico di famiglia che lavora in uno studio della periferia milanese. Il suo telefono non smette mai di squillare. Sono i pazienti che chiedono consigli e informazioni dopo essersi scontrati con le difficoltà di parlare con i numeri istituzionali. Coronavirus anche nel Lazio, il coprifuoco notturno stoppa spostamenti dalle 24 alle 5, Zingaretti e Speranza firmano l'ordinanza. La regione segue la strada già battuta nelle scorse ore da Campania e Lombardia. Per circolare di notte servirà un'autocertificazione attestante comprovate esigenze lavorative, di salute oppure di necessità. Prevista anche la didattica a distanza al 50% per i ragazzi più grandi delle superiori e al 75% nelle università, però sono escluse le matricole e i laboratori. Mialzo del CTS dice: non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto. In Lombardia 4.126 casi. Ricciardi dice: Milano e Napoli già fuori controllo. Il coordinatore del comitato tecnico scientifico ha detto che abbiamo avuto tanto tempo per prepararci adeguatamente e mi chiedo se il sistema abbia utilizzato il tempo disponibile. Non c'è tempo da perdere, entriamo in una fase critica. Il consulente di Speranza dice: bloccare la mobilità. Nella regione più colpita circa 300 ricoverati in più in un solo giorno. Riaprono gli ospedali in fiera a Milano e Bergamo. La difesa in campo con 1.400 unità organizzate in 200 team per fare 30.000 tamponi in più al giorno. Francia, i media scrivono che il governo valuta di anticipare il coprifuoco alle 19, pronta la proroga dello stato di emergenza fino al 16 febbraio. Il governo francese sta valutando di anticipare il coprifuoco alle 19 e di estenderlo a tutto il paese. A rivelarlo è RTL, riportando fonti vicine all'esecutivo. Neanche una settimana dopo la prima decisione di bloccare le uscite tra le 21 e le 6 a Parigi e in altre 8 grandi città, si starebbe quindi pensando ad un inasprimento delle misure. Alla base della decisione c'è la forte preoccupazione delle autorità per la situazione e per l'aumento dei contagi. Solo l'altro ieri sono stati registrati 20.468 casi e 262 morti, 162 negli ospedali e più 100 nelle case di cura e negli istituti per disabili, anche se in quest'ultimo caso si tratta di cifre cumulate negli ultimi 4 giorni. In discussione anche la proroga dello stato d'emergenza fino al 16 febbraio. Poche piazzole e niente visori, il soccorso notturno delle Marche è un flop, il primo volo ha avuto tempi più lunghi dell'ambulanza. Il servizio di volo notturno del 118 è stato attivato il 16 settembre scorso, ma in un mese si è alzato in aria una sola volta. Il servizio è partito senza che i piloti avessero a disposizione l'apparecchiatura necessaria per l'atterraggio su campi sportivi o parcheggi, mentre le elisuperfici al momento agibili sono soltanto 7. Intanto ogni mese escono oltre 100.000 euro di spesa di attivazione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, record di positivi in Campania, 11 nuovi decessi accertati. L'unità di crisi della Regione Campania rende noto gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia di Covid-19 in corso. Nel bollettino di ieri sono 1.760 sfiorati 100 asintomatici, e da registrare anche 11 nuovi decessi accertati. Diminuiscono i posti occupati nelle terapie intensive, ma ci sono 50 nuovi ricoverati in ospedale. Omicidio Tortora. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Partenopea
nei confronti di un 29enne domiciliato a Qualiano e un 34enne di Marano di Napoli, entrambi censurati e gravemente indiziati di omicidio volontario, porto in detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, tutti reati aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Apre il Covid Residence, 168 posti per asintomatici. Dal 14 del 21 ottobre è ufficialmente in funzione il Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. La struttura sarà destinata all'alloggio di contagiati Covid asintomatici che non hanno la possibilità di trascorrere la quarantena in casa. Il Residence conta 168 posti dislocati su 4 piani, in 84 stanze singole o doppie, ognuna delle quali con bagno privato. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 219 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, è un nuovo record. Registrato anche ieri con il decesso. È registrato ieri appunto il decesso di Gabriele Damiani, che era ricoverato in terapia intensiva a Udine e che porta il totale dei morti legati al Covid-19 a 367. Ieri sono stati rilevati 219 nuovi contagi a fronte di 4.627 tamponi eseguiti ed è stato registrato il decesso di Gabriele Damiani, come dicevamo, che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Udine. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Fedriga dice no al coprifuoco in Friuli Venezia Giulia. Ha detto: in questo momento dobbiamo tenere insieme salute da un lato e l'economia e il lavoro dall'altro. No al coprifuoco in Friuli Venezia Giulia è la secca smentita che arriva via tweet dal governatore Massimiliano Fedriga. Per adesso i numeri riusciamo a gestirli anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni. È chiaro che per la situazione a venire nessuno è in grado di avere certezze. Udine è in ritardo negli avvisi per la Tari. Il Comune segnala problemi nella fase di avvio del nuovo appalto per quanto riguarda la stampa, l'imbustamento e il recapito. Appunto, come riguarda il recapito degli avvisi Tari, scadenza al 30 ottobre prossimo, l'amministrazione segnala che ci sono alcuni problemi nella fase di avvio del nuovo appalto per quanto riguarda la loro stampa, l'imbustamento e il recapito e all'appaltatore, individuato dagli uffici tramite gara pubblica svolta a livello nazionale, a cui hanno concorso soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnica prevista ex legge. Sono già stati puntualmente contestati i disservizi anzidetti. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.